Cara amiche sarte, buongiorno da Sara Pogliese. Oggi sfogliamo assieme la rivista La Mia Boutique, il numero 89 di agosto-settembre 2016. Già dalle prime pagine provo un'immensa emozione, perché? Perché a pagina 6 e 7 è stato scritto lo speciale dedicato alla Monte Carlo Fashion Week, l'evento, per chi mi segue su Facebook, che mi ha portato a sedere in prima fila alle sfilate appunto della Monte Carlo Fashion Week, avendo partecipato e vinto al contest indetto appunto dalla rivista La Mia Boutique, e in questa pagina ho raccontato la mia emozionante sartoriale esperienza. Nelle pagine successive ho molto apprezzato la scelta degli abbinamenti a livello di colore, perché toni pastello, dal color carta da zucchero al color burro, al rosa cipria, per degli abiti abbastanza multiuso, perché ci sono il classico tubino evergreen che va sempre bene nel nostro armadio, e la giacchettina con delle maniche a tre quarti che è decisamente in questo autunno-inverno. Nelle pagine successive una t-shirt, la blusa numero 03, decisamente pratica e multiuso, proprio perché la posso sfruttare con lo stesso tubino con cui ho abbinato la giacca, o posso riusare questa t-shirt anche con un jeans. Ho apprezzato anche particolarmente il modello 06, l'abito va nelle taglie dalla 40 alla 46, taglie italiane, un abito con la gonna particolarmente strutturata nelle pence, perché ho ben due pence frontali e due pence nel centro dietro, per cui la vestibilità di questa gonna è decisamente ottimale. Il corpetto poi anch'esso veste in maniera impeccabile, perché ha la pensina verticale e la pensina laterale seno. Un abito senza maniche che può decisamente essere portato sotto una giacca, ma può anche essere comodamente indossato con l'aggiunta magari di una manica, di un volano, di un leggero pizzo a finitura della manica stessa. Nella sezione speciale moda vincente, la rivista La Mia Boutique ha inserito lo speciale Poker d'Assi, con degli outfit decisamente multiuso, come l'abito wrap dress, che è il classico abito con lo scollo incrociato frontalmente. Comodo e multiuso perché? Perché in base al tessuto che scelgo si può trasformare in un outfit elegante oppure più casual, da indossare con una scarpa bassa, una ballerina, o anche con l'arrivo dell'autunno con uno stivale. Quello che io considero un evergreen è lo chemisier, il classico abito a camicia con le tasche frontali all'altezza del seno e anche le tasche frontali all'altezza del bacino. Abbottonato davanti ricorda una linea decisamente sensuale, ma al tempo stesso anche molto pratica. È stato completato da questo cinturone, molto simpatica come idea da realizzare e decisamente personalizzabile. Basti pensare al fatto che possiamo abbinare e dei tessuti a contrasto tra loro, con magari le tasche frontali in un tessuto diverso rispetto alla stoffa dell'abito stesso, e il tessuto della tasca potrebbe essere lo stesso colore delle nostre scarpe o della nostra borsa, per un outfit sicuramente abbinato e personalizzato. Nella sezione dedicata alla panoramica dei modelli troviamo spiegati e disegnati tutti i disegni tecnici appunto dei modelli presenti in rivista, indicato il numero del modello, la pagina nella quale è presentato e ovviamente anche le taglie minima e massima di riferimento del modello stesso. Ci sono capi donna, adulti e anche qualche capo dedicato alle taglie comode, con degli abiti, dei pantaloni, delle camicie decisamente pratiche e di facile realizzazione. Proseguendo nella rivista, la sezione dedicata alla moda passionale introduce toni decisamente accesi, rosso, nero o molto contrastanti tra loro, rosso e bianco, nero e bianco, con fantasie floreali, pois e soprattutto linee di modelli sinuosamente raffinati e seducenti. Infatti un modello che mi è piaciuto è stato la gonna che va dalla taglia 40 alla 46, una gonna a ruota con in più però decisamente un plus interessante, le tasche inserite nei fianchi. Un'altra personalizzazione che non potrebbe mancare nel nostro guardaroba è anche la camicetta, la numero 20, in questo numero proposto
pasta in pois nero e bianco, ma noi potremmo scegliere anche un lino o un pizzo doppiato con una foderina tinta carne sotto. Per una camicia con la manica leggermente cadente, in modo tale che non sembri la classica standard camicia senza maniche, un colletto a uomo e questa bottonatura che può essere da noi personalizzata con dei bottoni particolari o magari anche un bottone di un colore diverso rispetto all'altra fila dei bottoni. Il modello 26 nelle taglie dalla 42 alla 48 secondo me è un'ottima scelta per chi ama realizzare un capo multiuso, passando da un outfit lavorativo business, quindi il classico abitino con il taglio a camicia frontale, la bottonatura e il collo, ma anche essere pronte per uscire per un aperitivo post lavoro, proprio perché questo outfit è stato impreziosito, reso più delicato e romantico da una coulisse in vita che ne rende sicuramente l'outfit più ricco, più originale e al tempo stesso anche molto più femminile. Una piccola collezione speciale per giovani donne e alcuni classici decisamente maschili, come per esempio nello speciale uomo e ragazza. Il taglio della giacca nelle taglie dalla 48 alla 54 e il pantalone sempre da uomo. È un modello per esperte, però sicuramente per chi ama cucire da molto tempo non può mancare anche questo esperimento, questa sperimentazione di confezione di capo maschile. In più varianti, soprattutto la giacca da uomo ci permette di essere una scelta elegante o sportiva. Un servizio dedicato a padre e figlia, dove troviamo anche un graziosissimo abito sbracciato in tessuto stampa farfalle. Mi piace molto perché anche in questo caso hanno valorizzato l'aspetto frontale con delle ruche decorative sul petto davanti e un colletto applicato per dare un tono stiloso all'outfit, mentre l'hanno poi reso molto romantico e seducente con questa ampissima gonna lunga arricciata in vita, il modello 34. In conclusione, ritengo che questo numero agosto-settembre 2016 della mia boutique sia stato fresco e anche molto innovativo nei modelli. Ha presentato dei classici che non possono mancare nel nostro guardaroba, ma anche delle linee nuove e decisamente che mettono voglia e curiosità di essere provate e cucite. Vi ringrazio per aver condiviso con me questo video tutorial sartoriale. Vi rimando ai miei canali social, la mia pagina Facebook Sara Pogliese, il mio blog dove potete trovare tutorial testuali, video tutorial, ma anche informazioni su partecipazioni ad eventi e fiere di settore. E ovviamente, se vi è piaciuto questo video tutorial, cliccate mi piace e condividetelo con i vostri amici e amiche. Un abbraccio sartoriale, ciao!